Ciao, Eccola. ciao Ciao Ivana. Allora, noi tre ci Ivana. siamo conosciute a Londra nel 2013 a un Le Web in cui si parlava di crowdsourcing, Sharing crowdfunding, economy, figurati. Sì. quando ancora la internet ci sembrava una roba, un paradiso. Bei ricordi. Anche a me è Adesso venuto il momento a Marcord. Sì. tra il tuo albergo a Venezia e i Sì. ricordi di Londra, devo dire che non male in questo momento di reclusione. Bello. Sì, fantastico. Super Ivana. Io. Vai. Va, vi racconto Vai. qualcosa. Allora, io vado in linea con quello che stava raccontando Silvia, nel senso che studiando, beh, magari dico due parole su di me. Io insegno sociologia economica nella facoltà di economia all'Università Cattolica a Milano e mi occupo di innovazione sociale e innovazione economica da sempre. E questo momento di trasformazione anche per me è un po' la reazione alla stessa di Silvia, nel senso che in questi mesi stiamo vedendo un'accelerazione di fenomeni che stavamo osservando molto importante. Allora, da questo punto di vista, la chiacchierata con voi oggi la vorrei fare in particolare su rapporto freelance e lavoratori dipendenti, perché credo sia una delle trasformazioni più forti degli ultimi mesi, cioè per alcuni aspetti. Il lavoro dipendente dal punto di vista delle condizioni di lavoro, dal modo proprio in cui si lavora, somiglia sempre di più al lavoro freelance. E da questo punto di vista ha tantissimo da imparare da tutte le esperienze, perché a volte quando si leggono anche analisi sulle trasformazioni in corso nel lavoro dipendente, sembra che sia tutto nuovo. Uno dice, ma tutto nuovo in quell'ambito del mondo del lavoro, mentre i freelance queste modalità di organizzazione del lavoro le conoscono da sempre. Per cui lavoratori dipendenti e aziende hanno tantissimo da imparare dai lavoratori freelance. E al tempo stesso, però, ed è questo che vorrei lanciarvi come stimolo perché credo sia più interessante qui, credo che l'ingresso dei lavoratori dipendenti in alcuni ambiti tradizionalmente frequentati più dai freelance cambi o possa cambiare anche il lavoro dei freelance. Due o tre esempi: spazi di lavoro, il tuo albergo, gli spazi di co-working che si stanno trasformando. Io ho appena finito una ricerca molto bella in cui ho intervistato 87 manager di spazi di co-working di Milano. E li ho intervistati proprio chiedendo cosa sta cambiando nel loro spazio e cosa prevedono per il futuro. Beh, per limitarsi a due cose. Il primo è che sono entrati i lavoratori dipendenti dentro negli spazi, non che non ci fossero anche in passato, però tipicamente erano aziende che entravano negli spazi di coworking e entravano in alcuni spazi di coworking e avevano anche alcune caratteristiche, o erano start-up che entravano nello spazio di coworking in attesa di crescere e poi una volta cresciuti si creavano la propria sede, oppure era in qualche caso l'ufficio innovazione o ricerca e sviluppo dell'azienda che andava lì. Però erano appunto categorie molto chiare e delimitate. Adesso sulle aziende sta succedendo il percorso opposto, cioè entrano negli spazi di coworking quelle che si stanno ridimensionando o che stanno delocalizzando per portare i propri dipendenti più vicini alla loro abitazione. E d'altro canto abbiamo questo ingresso in ordine sparso di lavoratori dipendenti che entrano negli spazi di coworking più vicini a casa. E ci entrano veramente in ordine sparso, ci entrano anche pagando di tasca loro lo spazio. Uno dei fenomeni, a proposito del futuro del lavoro e femmina, uno dei fenomeni interessanti e positivi che abbiamo rilevato sono per esempio genitori, coppie, che prendono la postazione nel coworking insieme e vanno metà giornata. La mamma va al lavoro, il papà sta a casa con i bambini e l'altra metà giornata si invertono e prendono una postazione in due per cercare di conciliare in questa situazione faticosissima esigenze di cura dei bambini con uno spazio di lavoro che sia dedicato. Allora, questi dipendenti che entrano in ordine sparso dentro negli spazi di co-working e assolutamente destrutturati. Allora, da un lato scoprono gli spazi di co-working e questo apre prospettive. Anche e soprattutto per gli spazi stessi, perché
Non lo devo dire a voi, i freelance, credo che se ne parlerà oggi, sono una delle categorie che sta subendo i colpi della crisi in maniera più forte rispetto a tanti altri. Dopo dipende molto dai settori, però in alcuni settori non ci sono nemmeno le protezioni che ci sono rispetto ad altre categorie di lavoratori, per cui tanti freelance non vanno più negli spazi di coworking perché non se li possono più permettere. E per gli spazi di coworking questo diventa un modo per trovare un altro bacino di riferimento. Però questi dipendenti che entrano negli spazi in realtà rappresentano un'occasione anche per i freelance che restano negli spazi, e speriamo anche per quelli che ci torneranno. Auspichiamo delle misure per favorire il ritorno. Pensavo a quello che dicevi prima, oltre al bonus babysitter, anche un bonus co-working per facilitare l'organizzazione familiare, potrebbe starci tutto. Sì, soprattutto allora bisognerebbe incentivare politiche aziendali, perché appunto i dipendenti che si pagano di tasca loro lo spazio di coworking ci stanno dicendo che il bisogno c'è e che non dovrebbe essere coperto individualmente dalla singola persona che se lo paga, quindi politiche aziendali, e invece un supporto pubblico nel caso dei freelance, quindi incentivi d'altro genere, voucher nel caso dei freelance che appunto non possono appoggiarsi a un'organizzazione. Una volta però ricreato lo spazio di coworking in cui c'è freelance e anche lavoratore dipendente, lì cambia la cultura degli spazi e secondo me si possono aprire prospettive interessanti per tutti se ci si lavora intenzionalmente, cioè perché adesso la reazione è ok, sono arrivati, troviamo loro una scrivania. Passata questa fase, invece delle progettualità nuove interessanti si possono costruire. Altra cosa che sta succedendo, altro aspetto per cui i dipendenti stanno seguendo i freelance, riguarda l'organizzazione del tempo del lavoro. Tutto quello che stiamo leggendo in questi mesi rispetto ai dipendenti in lavoro remoto o forzato da casa è: lavoriamo di più. Una storia che voi conoscete benissimo. Esatto, anche qui lavoriamo di più, c'è cioè un'organizzazione dei tempi di lavoro che è tutta diversa, bisogna stare attenti a non prendere tutti contro e perdere i pro, perché il rischio è perdere la flessibilità possibile determinata dal non essere in azienda a timbrare il cartellino e non guadagnare da quel punto di vista, e in più lavorare anche di più e lavorare fuori dagli orari di lavoro. Quello sarebbe veramente prendere il peggio di tutte le situazioni. Da questo punto di vista, di nuovo, i freelance hanno tanto da insegnare. Un'altra dimensione che a me poi da sociologa è quella che forse appassiona di più è quella delle reti di relazione. I freelance sono sempre andati negli spazi non solo per avere una scrivania, ma per costruirsi delle reti. Allora, se i dipendenti lasciano la scrivania che hanno nella loro azienda e vanno nello spazio di coworking, bisogna ragionare su reti nuove che si possono costruire nello spazio, e qui di nuovo alleanze anche con i freelance nuove e da esplorare, e d'altro canto però anche riflettere sulle possibili ricadute delle perdite delle reti negli uffici. Una cosa che stiamo rilevando in questi mesi, per esempio, è che in tante aziende i dirigenti continuano ad andare in presenza, invece dal quadro in giù non vanno. I dirigenti sono uomini, a proposito di il futuro del lavoro è femmina. I dirigenti sono quasi tutti uomini nelle aziende italiane, quindi noi abbiamo reti di uomini in presenza e uomini e donne di inquadramenti inferiori a casa e remoto. Questo rafforza quello che noi sociologi chiamiamo omofilia, cioè noi abbiamo delle reti sociali professionali in cui le persone tendono a costruire legami con le persone che sentono più simili a loro. Quindi anche in un contesto professionale è più facile che gli uomini facciano rete tra loro, ma è proprio un meccanismo fisiologico, non c'è niente di male. Il problema sono le ricadute che questo ha. E in questo momento noi abbiamo reti maschili che si stanno rafforzando all'interno delle aziende e donne, prevalentemente donne, in lavoro remoto, che non hanno la possibilità di costruire le relazioni eterofile con gli uomini che permettono loro in questa fase del nostro mercato del lavoro anche di fare carriera. Quindi dobbiamo ripensare completamente anche il modo in cui costruiamo le reti nel momento in cui cambiano i luoghi in cui costruiamo queste reti e anche da questo punto di vista i percorsi di carriera, che è l'equivalente della commessa, del networking per avere la commessa per i freelance.
Il meccanismo è più o meno lo stesso, certo per alcuni aspetti per i dipendenti è ancora più complesso. Un'ultimissima cosa, se ho tempo, io sto facendo ricerca in questo, negli ultimi due anni ho fatto una ricerca che mi appassiona moltissimo sugli slash workers, cioè il lavoratore che fa un lavoro slash un altro slash un altro. Altra appunto questione che non vado a dirla ai freelance, perché non è... Abbiamo slash worker... che non è solo avere tanti committenti per lo stesso lavoro, ma è proprio fare combinare dei lavori, sì, dei lavori diversi. Ecco, una cosa interessante anche osservando la mia categoria professionale è che negli anni 80 abbiamo avuto una quantità incredibile di ricerche sul doppio lavoro. Cioè negli anni 80 ci sono state almeno 15 ricerche finanziate sul doppio lavoro. Oggi che non solo il doppio lavoro, quello rilevato dalle statistiche, è raddoppiato rispetto agli anni Ottanta. Quello che rileviamo, ma in più ce n'è veramente una quantità che non riusciamo a rilevare attraverso le statistiche, che non è solo doppio lavoro, ma è lavoro multiplo, e che non riguarda solo i freelance, ma riguarda anche lavoratori dipendenti che poi combinano altre attività. Ecco, nel momento in cui il lavoro non è più in un'azienda con il cartellino da timbrare, la possibilità di combinare più lavori probabilmente diventerà ancora più rilevante e più significativa. E su questo, secondo me, c'è tantissimo da studiare e da capire, perché a volte, anche per i freelance, quando c'è una prima attività principale e gli altri sono secondarie, c'è poca attenzione rispetto a questo fenomeno, perché si dice, beh, ma tanto c'è l'attività principale, poi ci sono le altre. In realtà chi frammenta così tanto l'attività, spesso, per esempio, in termini di protezione sociale, non riesce ad ottenere la protezione sociale. L'abbiamo visto anche rispetto ai sussidi per il Covid. Chi aveva tante attività diverse frammentate e lavorava poche ore per ogni attività, spesso, alla fine, faticosamente, alla fine del mese ci arriva perché fa tanti lavori e lavora tanto, ma per esempio in termini di protezione sociale non ha avuto coperture, perché per ogni lavoro non raggiunge il minimo che permette di arrivare alla copertura, per cui lancio un ultimo sasso rispetto alla necessità di rafforzare le tutele universalistiche soprattutto per i freelance. Questa è proprio una necessità che se era evidente prima, adesso lo è ancora di più in questa fase. Super. Tante, tante cose, davvero. No, io me ne sono... Ci riflettevo proprio in questo periodo, mi è anche capitato di essere interpellata a proposito di una indagine su come sull'impatto della pandemia sul lavoro dei freelance, e la riflessione che mi è venuta da fare è stata, da un certo punto di vista, forse il fatto che anche tanti dipendenti abbiano dovuto sperimentare delle modalità tanto più simili a quelle che con cui lavoriamo noi freelance da anni, ha fatto emergere delle questioni, che in parte anche quelle di cui parlavamo prima con Silvia Zanella, e questo forse può portare a un diverso pensiero sulle modalità in cui organizziamo questo lavoro. Noi, riguardo al fare far rete alle donne, devo dire, Miriam, stiamo facendo il nostro lavoro. Il tema delle quote azzurre. Abbiamo semmai il tema delle quote azzurre. Abbiamo bisogno delle quote azzurre al freelance camp. Perché poi servono anche quelle. Sì, sì. Siamo molto contenti di averle, anzi. Sì, sì. Io ho una domanda, Ivana, la classica domanda della sfera di cristallo, perché giustamente ci sono tantissime opportunità in questo momento, e io spero... ogni volta che sono in contatto con un'azienda che mi dicono che stanno facendo cose che noi freelance facciamo da sempre, no? Mi dice, ah, sai, abbiamo cominciato, facciamo i caffè virtuali, o insomma ci incontriamo con le altre corporate in giro per il mondo, cose che prima non facevamo se non nelle riunioni. Se proviamo a volare con la mente fra un anno e mezzo, dove, come dire, nessuno sa esattamente che cosa sarà successo nel frattempo, però speriamo di essere almeno fuori, no, dalla parte più strong di questa pandemia. Che cosa sarà rimasto secondo te? E che cosa avremo ricostruito? E poi anche mi chiedo, come freelance, che
non vorrei usare la parola contributo, perché è sempre è molto alta, ma che cosa possiamo fare affinché quello che di buono sta succedendo per le aziende? Perché io credo che ci sia solo, insomma, di buono nel fatto di avere più flessibilità e di non dover essere inchiodati a una scrivania quando lavoriamo con il cervello, quindi il mezzo di produzione ce lo portiamo dietro. Che cosa possono fare i freelance per in qualche modo agevolare questo passaggio e il fatto che ci portiamo avanti le cose buone, non quelle che invece non stanno funzionando? Su questo io credo, è una risposta generica, perché poi ovviamente non la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, però credo che ci sia un fattore da considerare, che noi abbiamo reagito a questa emergenza in quanto emergenza, schiacciandoci molto sulla reazione. Questo vale proprio un po' in generale, nel senso che è un'emergenza, è stata ed è un'emergenza in cui non si riesce a fare nessuna previsione, mai, e ci sono forze esterne, esogene, fortissime. E quindi noi reagiamo, abbiamo reagito e continuiamo a reagire, temo, perdendo capacità progettuale, schiacciandoci sul presente e reagendo al giorno per giorno a quello che ci arriva dal fuori, perché le nostre energie non ne abbiamo abbastanza. E quindi stiamo usando le energie che abbiamo a disposizione per fronteggiare il quotidiano. Ecco, questo io credo sia il problema più grosso di questo periodo, perché ormai è passato un anno ed è un anno in cui tutti siamo schiacciati sul presente. E questo presentismo è la cosa che a me preoccupa di più. Capisco la difficoltà del progettare in una situazione come questa, in cui non riesce a vedere domani e non riesci a prefigurare il domani, ma secondo me individualmente, collettivamente, dobbiamo fare un grossissimo esercizio di capacità progettuale e provare a progettare nonostante. Cioè, dopo un anno dobbiamo dirci, fa niente, individualmente e collettivamente, progettiamo. Poi quello che abbiamo progettato lo butteremo via se non riusciamo a farlo, ma proviamoci, perché altrimenti continuiamo a stare schiacciati sull'oggi e ormai è passato troppo tempo per potercelo permettere. I primi 2 mesi andavano bene, adesso è passato un anno. E quindi adesso secondo me dobbiamo proprio fare il salto e dire rischiamo. Progettiamo nonostante e vediamo come va, e semmai pronti a buttare via il progetto o farne un altro. Ti ringrazio davvero, Ivana. Fantastico, credo che bellissimo. Questa cosa che hai detto sia davvero verissima, sì. E molto, molto bella. Da reagire, ad alzare lo sguardo e dire, beh, insomma, con tutte le incognite provo a disegnare qualcosa di diverso rispetto a, in maniera conservatrice o insomma abbastanza effettivamente lo basso profilo, no? Vado, faccio quello che so che funziona. Bello, mi sembra un bellissimo messaggio, Ivana. Grazie. Bene, e su questo ti ringraziamo e alla prossima. A Londra, al mare. Poi però Miriam ce la fai vedere la vista. Dalla fine. Volete fare un giro? Sì. Tanto abbiamo un minuto. Non so cosa viene fuori, perché sarà chiaramente contro lui. Provo. Grazie. Quindi, qualcosa. Ecco, grazie. C'è Venezia qua fuori. Grazie, Miriam. Ci hai portato al mare. Grazie, la laguna. Ciao, grazie.